Oggi con Mogol per parlare soprattutto di CET si è dimostrato essere un punto di eccellenza. Naturalmente sarebbe bello poterlo replicare in tanti altri luoghi d'Italia. Sì, sì, io cerco di portare avanti tutto quello che posso per il mio paese. Lo faccio facendo anche dei progetti per i migranti, per tutte le problematiche che abbiamo. Spero che di avere delle orecchie importanti che possano rendere esecutivo quelli che sono i progetti. Tra l'altro lei oggi parlava anche ricordando naturalmente un caro amico che è Gianni Bella, che non esiste la musica alta e la musica bassa, esiste la musica bella e la musica brutta. Sì, non esiste la musica classica o la musica leggera quanto esiste la musica bella e la musica brutta. Tutto va spiegato a tutti. Ci sono tanti giornalisti piuttosto ignoranti che usano, a proposito, paroliere è quello che fa i cruciverba con i verticali e orizzontali. Noi siamo autori e quelli che fanno la musica compositori. Parliamo di quasi ormai 60 anni di carriera, parliamo di canzoni senza tempo, decine di collaborazioni, quasi centinaia di collaborazioni con tantissimi grandi artisti e parliamo di migliaia di testi elaborati. Sì, questo è un contatto in questo caso con le mie canzoni e devo dire che fortunatamente, non so qui ma in Italia molti genitori, i bambini li ascoltano dai genitori, dai fratelli maggiori e le canzoni continuano ad essere importanti e ad essere eseguite, questa è la cosa più importante.